Palermo, 13:53. Cerco di godermi il panorama e di prendere un po' di sole. È da tutta la mattina che cerco di allontanarmi dal computer dal quale risuona la voce squillante della professoressa di matematica per prendere una boccata d'aria fresca alla finestra. Il sole che oltrepassa la mia finestra mi riscalda lievemente il viso. Un improvviso brivido percorre la mia pelle. E vedere che al di fuori dalle quattro pareti della mia stanza si estende una strada vuota e silenziosa mi fa riflettere sulla quiete primaverile. Ogni volta che esco in balcone o mi affaccio alla finestra, un desiderio incontenibile invade il mio corpo. La primavera, il sole, l'aria fresca che accarezza il mio viso. Tutte queste sensazioni comunicano col mio corpo e ripetono sempre la stessa frase. Ignora tutto ed esci da questa gabbia. Finalmente mi decido a varcare la soglia di casa, a uscire, seppur per pochissimo, da questo stato di cattività. Il tepore primaverile riaccende in me delle sensazioni ormai rese sterili dalla quarantena. Vedo camminare, piuttosto goffamente, una signora, carica di buste per la spesa, stracolme di qualunque cibo confezionato esistente al mondo, scorte che potrebbero sfamare un esercito. Vedo passare un autobus, completamente vuoto, ad eccezione dell'autista, la cui espressione infastidita di dover trasportare un veicolo fantasma si riesce a intravedere persino da dietro la mascherina. La gente sembra essersi stancata delle restrizioni. Sembra essere venuta meno a quei pochi doveri a cui deve adempiere. Si comportano come se improvvisamente fosse tutto finito. È come se questa disgrazia non avesse lasciato niente dentro di loro. E forse un po' vorrei essere come loro. Vorrei poter dire che la quarantena non mi ha cambiato e vorrei semplicemente essere capace di tornare alla normalità. Dal mio balcone vedo due innamorati che si incontrano con la scusa di portare fuori il cane. Dal mio balcone sento qualche sirena, giusto per ricordarmi il perché della quarantena. Adesso, molto più di prima, esco spesso in balcone. L'aria è più pulita. Le strade vuote mi fanno apprezzare di più il panorama e mi immergono in quella dimensione isolata e soprattutto distante dai troppi rumori in cui ho sempre desiderato vivere. Solitamente, in qualunque parte della casa mi trovassi, sentivo costantemente il rumore assordante dei clacson e dei motori delle centinaia di auto che passavano sotto casa mia. Ora invece è il silenzio ad essere divenuto assordante.